L'impermanenza, insistentemente affermata nell'insegnamento del Buddha, Buddha Sahasana, minaccia l'usuale e fittizio senso di identità, donde l'uso di meccanismi difensivi, concettuali, mentali e comportamentali, volti a tutelare dalla presa d'atto della radicale transitorietà di tutti i fenomeni condizionati. Tuttavia, non potendo davvero bloccare concretamente il flusso dei cambiamenti psicofisici, lo si fa per lo più concettualmente tramite la rassicurante nozione del sé. Prima ancora che avere una genesi filosofica, dunque, il sé ha una matrice psicologica radicata nella brama di ininterrotta continuità esistenziale, ossia quella che nella seconda nobile verità, Dukkha Samudaya, viene chiamata Bhava Tanha, letteralmente sete di esistenza, peraltro un'esistenza condizionata e caratterizzata da dukkha. Si tratta del desiderio ossessivo di prolungare indefinitamente l'esistenza nel mondo condizionato senza rendersi conto, per effetto dell'avijja, l'errore cognitivo fondamentale, che esso è intriso di dukkha a tutti i suoi livelli d'esistenza, pur anche nei regni celesti. Giacché anche lo stazionamento qui è transitorio, benché di lunga durata. Esaurito il merito, punya, che ha permesso la rinascita divina, si è destinati a rinascere in un altro dei piani d'esistenza interni al samsara. Ma la nozione di sé è legata anche alla brama opposta, vibhava tanha o abhava tanha, sete di non esistenza, che implica la visione nichilistica, uccedavada, secondo cui al momento della morte la vita viene definitivamente perduta, come credeva, almeno stando alle stesse fonti buddiste, un materialista contemporaneo del Buddha, più anziano di lui, di nome Ajita Kesakambali, sostenitore appunto, secondo il Samanyapala Sutta, dell'Uccedavada. Che cos'è Vibhava Tanha? Si tratta del desiderio, parimenti ossessivo, di non esistenza, ovvero di annichilimento. Cupio dissolvi, si potrebbe dire, non in senso mistico come annullamento nel divino, ma nel senso deteriore di un desiderio morboso di autodistruzione. Poiché questo era mal visto dal Buddha, che ne riconosceva apertamente l'inefficacia soteriologica, letture nichilistiche del buddismo di origine ottocentesca si rivelano infondate. Si noti che il Buddha, diversamente da quanto sostengono certe presentazioni corrive del suo insegnamento, non condannava ogni sorta di desiderio. Egli stesso, infatti, durante la sua vita, sia prima che dopo la Bodhi, ebbe desideri, a partire da quello, decisivo e motivato dal Samvega, di realizzare l'affrancamento dal Dukkha, successivamente quello di diffondere il Dhamma per recare aiuto agli esseri sofferenti, quello di fondare il Sangha e così via. Il desiderio verso cui il Buddha rivolgeva la sua critica è quello che in breve potremmo definire spasmodico. Più nello specifico è quello che, come apprendiamo dal Dhammacakkappavattana Sutta, tradizionalmente ritenuto il primo discorso del Buddha, ha le caratteristiche di essere pono-bhavika, ossia di condurre a sempre nuove, pono, esistenze, bhava, o detto altrimenti al ridivenire, puna bhava, all'interno del samsara. Nandiraga, ovvero essere congiunto all'attaccamento, raga e al compiacimento, nandi, tatra tatra abhinandini, ossia trovare appagamento ora qua, ora là. A proposito degli esseri senzienti che hanno beneficiato dell'addestramento da parte del Buddha, tra di loro vi sono non solo esseri umani, ma, come si legge nel Visuddhimagga, anche dei e individui animali non umani, come gli Yakka. Leggiamo: il beato fu maestro anche di animali, poiché concesse loro di ricevere l'insegnamento. Anch'essi, ascoltando il Dhamma dal beato, acquisiscono la realizzazione di un supporto, e grazie a essa, nella loro seconda o terza esistenza, possono divenire fruitori del sentiero e del suo frutto. Ora una breve nota su Ajita Kesakambali. Egli è ritenuto generalmente il primo materialista indiano di cui si abbia notizia, precursore dell'indirizzo dei Charvaka,
sebbene le informazioni sul suo conto siano parziali e indirette, in quanto provenienti da fonti avverse, jainiste e buddiste, che in quanto tali potrebbero essere tendenziose e dunque non completamente fededegne. Era uno dei sei maestri eterodossi, concorrenti del Buddha, menzionati nel Samanyapala Sutta e nel Mahaparinibbana Sutta, gli altri essendo Purana Kassapa, Makkarigosala, Pakuda Kacchayana, Sanjaya Bhattiputta e Nigantha Nathaputta. Come scrive Bhattacharya, apparentemente la negazione di Ajita di quasi tutto sotto il sole, in particolare del concetto di altro mondo e della trasmigrazione dell'anima, è responsabile del nome Uccedavada, ossia annichilimento, dato a questa dottrina dai buddhisti. La medesima dottrina nella tradizione jaina è nota come Tajivatacharīravāda, ovvero l'insegnamento che afferma che, usando ancora le parole di Bhattacharya, il corpo e l'anima non sono due entità diverse, ma una. Ora, dalla prospettiva buddista, la vita, come qualsiasi altra cosa, non si perde, semplicemente perché non la si è mai posseduta. Solo ciò che è proprio può essere perduto, ma nulla è realmente proprio. È a tale contezza che si perviene se ci si prende la briga di osservare il sorgere e lo svanire di tutti i fenomeni. Risulta chiaro perciò che anche il perverso desiderio di annichilimento presuppone l'errata visione, micciaditti, che la persona permanga dal momento della nascita fino a quello della morte, per poi andare incontro a una dissoluzione definitiva cui nulla sopravvive. Ma dov'è questo che, il quale permarrebbe dall'inizio alla fine dell'esistenza? Questo che durevole per il Buddha non esiste. Non esistendo, non ha senso parlare di qualcosa di inesistente che con la morte verrebbe perduto irrimediabilmente. Anatta, dunque, non costituisce la negazione di una realtà, ma di una illusione scambiata per realtà, di una nozione reificata, giacché a un'analisi attenta e imparziale dei fenomeni psicofisici non è dato trovare né il sé, atta, né ciò che appartiene al sé, attaniya, né l'io, aham, né il mio, mama, ma solo processi impermanenti, impersonali e interdipendenti che, a causa di distorsioni cognitive, per lo più subliminali, radicate nell'ignoranza, vengono solidificati in un sé coerente, sempre identico a se stesso, dotato di una identità inscalfibile e invariabile. Invero, chi vede secondo realtà ha contezza del fatto che, come scriveva Conze, ad ogni istante sono messi in azione fattori impersonali e nessuno v'è che conosca, tocchi, senta, desideri, afferri, divenga, sia nato, invecchi o muoia. Concepire oppostamente si deve alla presenza dell'ignoranza, manifesta o, più spesso, latente. Non a caso, nel trattare dell'ignoranza, i testi pali parlano a volte di avijja-anusaya, ossia di una tendenza, predisposizione o inclinazione latente all'ignoranza, la quale si manifesta in molteplici modi. Di questi fanno parte quattro distorsioni, foriere di dukkha, che si ritrovano anche nel celebre Yoga Sutra di Patanjali, IV-V secolo d.C., in particolare nel quarto sull'esercizio del metodo, Sadhanapada, quando si dice che questo non vedere come stanno le cose, avidya, fa ritenere il perituro, anitya, imperituro, nitya, l'impuro, asciuci, puro, sciuci, il disagevole, dukkha, agevole, sukha, il non sé, anatman, il sé, atman.